l'intervento che è stato fatto ieri per tale da costringere Berlusconi dopo due giorni a cambiare in modo diametralmente opposto il proprio punto di vista con riferimento alla situazione italiana, dimostra che l'Italia in questo momento è sotto tutela dell'Unione Europea e delle autorità europee. È un paese che è sotto tutela, è un paese non libero, non democratico, non in grado di dare credibilità alle istituzioni. Per questa ragione dobbiamo innanzitutto liberarci dei lacci e lacciuoli del governo Berlusconi, e l'unico modo è che lui si dimettesse, ma siccome lui non si dimette, il suo Parlamento è asservito, noi attraverso il referendum per la legge per abrogare la legge elettorale e attraverso mobilitazioni di piazza e di massa che faremo sempre più alla ripresa autunnale, faremo in modo che sia spintaneamente buttato fuori da Palazzo Vinci, in modo democratico ma spintaneamente.